Quando tu muovo bene, i m'attacca sto bene, non trovo più a me. Tu non sei più niente, ma giuro inutilmente, come te lasse giù. Si cerca scusa a gente, che è ferma e non sei tu. Siamo in compagnia della nostra bella Maria Musella, vincitrice dell'Ars Music Festival per quanto riguarda il Talent Scout. Quest'oggi siamo qui ovviamente per registrare questa compilation. Allora Maria, raccontiamo proprio in breve le emozioni che ovviamente hai vissuto in questo percorso dell'Ars Music Festival. Ho avuto delle grandi emozioni perché era la prima volta che partecipavo ad un concorso. Che bello! Anzi, io poi nella presentazione ovviamente c'è stato un messaggio da parte di tuo marito, della piccolina, soprattutto come si chiama? La Raffaella. Piccolina? Raffaella, quindi c'è stata una grande emozione, sì, anche in quel momento. Ti aspettavi che magari riuscivi ad andare avanti? Non no, assolutamente. Stato... E poi arrivare addirittura in finale? No, è stata una sorpresa quindi. E la cosa ancora più bella poi vincere il Talent Scout, sì, che poi andremo dal nostro Lino Marino, che io saluto. Se tu dovessi lanciare un messaggio, ma proprio brevemente, ai nostri telespettatori, soprattutto ai giovani, di partecipare in questa seconda edizione dell'Ars Music Festival, un'unica parola ai nostri telespettatori, perché venire e iscriversi a questo concorso? Sì, partecipate a questo concorso perché io mi sono divertita molto. Sì? Hai incontrato anche persone ovviamente sotto il profilo umano, sì, e ovviamente ti sei divertita anche con loro, sei stata insieme con le persone, quindi ti sei divertita, quindi soprattutto questo. E poi c'è la professionalità, sì, hai trovato professionalità, sì, oppure sì. Ti sei trovata bene, ti sei divertita, hai potuto esprimere, no, le tue passioni, certo. Bene, e allora amici telespettatori, sempre con questo messaggio della nostra Maria Musella, noi ritorniamo di nuovo al canto, perché questa mattina ovviamente abbiamo concluso quello che è questa compilation dell'Ars Music Festival, che poi noi la presenteremo in una conferenza stampa. E allora Maria, iniziamo di nuovo con il canto, perché tu sei molto più brava a cantare che ovviamente a parlare. E allora vediamo, dai!